Al Galata Museo del Mare il premio Duilio Marcante, la 23esima edizione nel segno dei lavori legati al mare. Giorgina Zapparoli. Si chiama Carmelo La Rocca, è siciliano e da 30 anni insegna alle persone con disabilità ad andare sott'acqua. A lui è stato assegnato il premio Duilio Marcante 2023, in particolare per il percorso tattile subacqueo che ha allestito sui fondali dell'isola di Malta. La maggiore meraviglia viene data dai subacquei non vedenti, il quale con l'ausilio delle mani e con l'ausilio di attrezzatura che usiamo per farli scendere sott'acqua rimangono veramente affascinati dell'esperienza che fanno e che possono raccontare. Al centro di questa 23esima edizione i lavori del mare, sempre più complessi e tecnologici, eppure ancora in attesa di un quadro legislativo dedicato, denunciano i professionisti. Tra i premiati una delle pochissime donne del settore, Aglaia Vanzetto, operatore tecnico subacqueo a Genova. Diversi riconoscimenti per l'attività sportiva assegnati alla presenza del presidente nazionale WISP.